allora, dal Duomo di Cerignola, che ha visto diverse ordinazioni sacerdotali, caro Leonardo, nel corso di questi anni, dei decenni, io direi dal 2000 in poi, ho ricordo, prima ero troppo giovane per ricordarlo. Allora, dal Duomo di Cerignola andiamo nel Museo Diocesano di Bari, dove sono in mostra la fede, il simbolo della fede medievale. Parliamo degli Exultet, siamo collegati con Don Michele Bellino, direttore del Museo Diocesano di Bari. Buongiorno Don Michele, benvenuto. Buongiorno, Buongiorno. grazie. Allora, innanzitutto, allora, Bari, l'Exultet Festival, spiegaci, lo facciamo anche a beneficio dei nostri amici telespettatori, che cosa sono gli Exultet? Sì, ci troviamo dinanzi ad un particolarismo librario e anche liturgico. Parliamo di questi rotoli liturgici pasquali del X e XI secolo, che sono presenti all'interno del nostro Museo Diocesano di Bari, che hanno caratterizzato l'età medievale esattamente il nostro sud Italia, dove che contengono per esattezza quello che è il preconio della Pasquale, legato, la preghiera legata alla liturgia del cielo della Pasqua. Benissimo, allora tu sei proprio all'interno del Museo Diocesano di Bari, quindi puoi portarci insomma a visitare, a vedere alcune di queste esposizioni, anche insomma. Sì, esattamente. Pronto? Sì, Eccoci, siamo qui. esattamente. In questa sala noi ritroviamo, che abbiamo inaugurato da poco nel nuovo allestimento con il percorso multimediale, è una sala sonorizzata dove il visitatore ha la possibilità innanzitutto di poter conoscere, di poter accogliere la preghiera dell'Exultet e proprio nel suo strumento liturgico, quindi una preghiera cantata. E poi ci troviamo nelle teche climatizzate ad hoc per la conservazione, ritroviamo esattamente questi rotoli che sono una particolarità, rotoli lunghi quasi 5 metri, dove troviamo non solo il testo della scrittura della preghiera, che è il testo della preghiera che veniva cantata nel sud Italia esattamente in quel periodo storico, X-XIII secolo, con una ricchezza di immagini, un ciclo figurativo, che è composto in senso inverso al verso della scrittura, perché che cosa accadeva? Che il cantore da lambone, man mano che srotolava il rotolo, visionava il testo e lo cantillava, e il popolo, quindi l'assemblea, aveva la possibilità di poter accogliere l'annuncio della risurrezione in questo connubio di parola, canto e immagine. Ecco, portaci alla scoperta di questi rotoli, Don Michele, per quanto possibile con uno smartphone, insomma. Sì, ora vediamo se sono capace a riguardo. Vediamo tutto questo in In rigorosa diretta, diretta. rigorosamente in diretta dal Museo Diocesano di Bari per l'Exultet Festival. Ecco. Credo sia anche significativo, Paola, nel frattempo che Don Sì, Michele, però magari ecco, se no, vediamo eccoli proprio. qua, in effetti, sì. Ecco, Perfetto, vai a te il commento, Don Michele. vi sto mostrando esattamente alcune immagini del ciclo figurativo dell'Exultet 1 di Bari, esattamente dall'incipit della E di Exultet, con cui il componimento inizia, e con la schiera angelica, con il Cristo risorto, che ascende al cielo, ma già giudice della storia. E poi successivamente la Madre Terra, qui raffigurata, con questa donna immersa tra due palmi di cocco, quattro animali, con una postura quasi da principessa bizantina, perché questo rotolo è stato realizzato qui a Bari esattamente sotto il dominio bizantino. E poi successivamente proprio la scena di cui, ecco, poc'anzi dicevamo, il cantore dal lambone con il rotolo al di sotto del ciborio, il cielo della Pasqua, e il vescovo seduto in cattedra, perché questi rotoli caratterizzano un po' la liturgia episcopale, ecco, delle grandi cattedrali del sud Italia. E perché è importante, Don Michele, porre ancora una volta all'attenzione questi capolavori non solo figurativi ma anche di arte liturgica? Qual è diciamo, lo scopo anche di questo festival che in qualche maniera vuole riprendere in mano questo modo di raccontare anche la liturgia?
Sì, esattamente. Noi abbiamo come diocesi in questa settimana e non soltanto stiamo rendendo fruibile il museo in orari anche, diciamo così, in maniera quasi continuata, ma più che altro abbiamo preso in prestito proprio il connubio che l'Exultet ci dà come format, parola, canto, immagine per dire oggi l'annunzio della risurrezione. E quindi in questa settimana avremo sia dei concerti, avremo anche delle conferenze in chiave divulgativa su che cosa sono gli Exultet, ma allo stesso tempo anche la possibilità di poter, come è stato ieri sera, con la Lectio Magistralis iniziale di Monsignor Antonio Stagliano, la possibilità di poter dire oggi, ecco, l'annuncio della risurrezione a un mondo che aspira a sempre più ad una vita, ecco, a segni di vita e non a segni di morte. E allora ricordiamo, fino al 27 aprile l'Exultet Festival promosso dall'Arcidiocesi di Bari-Bitonto, Monsignor Satriano ha affermato: i rotoli dell'Exultet sono tesoro inestimabile della cultura cristiana, è una delle forme più elevate dell'arte medioevale. Grazie, grazie Don Michele Bellino, appunto direttore del Museo Diocesano di Bari, per essere stato con noi. Buon festival e speriamo, insomma, di Grazie. avere altre novità direttamente dal Museo Diocesano di Bari. Grazie a tutti voi e innanzitutto a tutti coloro che hanno avuto la possibilità di ascoltarci e le porte del museo sono totalmente aperte per ciascuno. Grazie, Grazie. grazie mille. Speriamo di riuscire a fare un salto a Bari perché davvero ne vale la pena. Io ne ho visto qualcuno, non del Museo Diocesano di Bari, ma a Troia, nella cattedrale, una città a pochi chilometri da San Giovanni Rotondo. Sono davvero dei capolavori inestimabili. Poi, se raccontati con diciamo anche la giusta terminologia, con la vera storia che li accompagna, sono davvero uno spettacolo imperdibile. Poi, tra l'altro, è la preghiera dei nostri progenitori, comunque Vero. di coloro i quali ci hanno preceduto. E dunque è un filo storico che continua ancora oggi.